Assessore? Sì. Buongiorno. Il giorno dopo l'incontro con il coordinatore provinciale Alessio Butti, quali sono le sue dichiarazioni, i suoi commenti in merito? La rottura è definitiva, lei quindi non si candiderà con il PDL? Beh, il coordinatore ha rotto il patto che era stato siglato a Roma dal coordinamento nazionale, quindi io ho tentato in tutti i modi di trovare un punto di accordo unitario che tutelasse una sensibilità importante del PDL. Non è stato voluto e non è certo una mia responsabilità. Ma il senatore ha fatto intendere che lei ha chiesto posti anche per quanto riguarda le nomine nelle partecipate? Ma probabilmente si riferiva alla sua impostazione. Io non ho chiesto nulla, tant'è vero che se avessi voluto accettare i posti che mi sono stati offerti da loro l'avrei fatto. È assolutamente il contrario. Io mi muovo su linee di principio ed è un principio sacrosanto tutelare la vera anima del PDL, un'anima che è nata nel 94, che non può essere calpestata in questo modo. Quindi la logica, come spesso accade, come è successo in questi casi, è esattamente il contrario di quello che viene detto. Quindi lei adesso è fuori dal partito? Ma neanche per sogno. Io ritengo di essere la parte sana del partito, semmai. E quindi in nessun modo io sono pienamente dentro il PDL. Pensa che dovrebbe essere Butti quello che deve essere espulso? Assolutamente sì, ha fatto grandi danni nella gestione del partito, ha rifiutato tutti gli accordi di pacificazione, quindi di una convivenza serena, e di conseguenza non ha fatto l'interesse del partito, questo è evidente. Ci sembra strano che però possa essere arrivato a questo punto il suo rapporto con il PDL senza che lei abbia avuto in qualche modo un avallo da qualche big del partito. Il mio rapporto con il PDL è sempre stato eccellente, salvo che con il coordinamento provinciale, che in tutti questi anni, ma credo che chiunque la sappia e l'abbia potuto verificare, ha tentato di demolirmi in ogni modo. Non ci sono riusciti, non capisco quale sia il loro divertimento, ma io evidentemente vado avanti. Ma dal coordinamento nazionale lei ha avuto, per così dire, la benedizione? Beh, il coordinamento nazionale aveva proposto quel patto che il coordinamento provinciale ha stracciato, quindi io ero perfettamente in linea con le idee del nazionale. Adesso lei si candiderà a sindaco con un'altra lista? Beh, adesso stiamo valutando questo percorso, naturalmente. Come si fa a valutare un percorso che dovrebbe giungere a compimento entro martedì? Beh, c'è tutto il tempo. Berlusconi ha creato un partito dal nulla in 3 mesi, e io c'ero, e ha vinto le elezioni nazionali, figuriamoci per una lista. Si parla di una lista con lei candidato sindaco e capolista Anna Veronelli, l'assessore alle politiche educative del comune. Beh, guarda caso è l'altro assessore che ha lavorato bene, anche lei del PDL, quindi direi che siamo in ottima compagnia. In definitiva, cosa si sente di dire direttamente ad Alessio Butti? No, non c'è nulla che non gli abbia già detto e non parlo attraverso altri mezzi. Quello che ho dovuto dire l'ho già fatto, è un rammarico per non aver voluto in maniera deliberata trovare un'unione che non solo sarebbe stata possibile ma anche assolutamente doverosa. Secondo lei, allora, a questo punto il PDL, sia a livello locale che a livello nazionale, ovviamente ha ancora una lunga vita davanti, o si stanno verificando cose che fanno pensare proprio che sia ormai verso il tramonto? Beh, il PDL in termini di valori e di ideali è assolutamente attuale, anzi lo è sempre di più. È stato colpito da una logica di gestione, potremmo dire, di stampo fascista, visto la provenienza di molti esponenti, che non fa bene, che è contraria alla nostra impostazione, che viceversa è liberale e cattolica. Quindi è un problema di gestione, non è un problema di principio. Però prima delle primarie vi eravate presi l'impegno, voi candidati, di sostenere il vincitore. Lo sconfitto avrebbe dovuto sostenere il vincitore. Lei quindi avrebbe dovuto sostenere Laura Bordoli, che ha vinto le primarie, e adesso però è arrivato a questo punto. Giustamente la Bordoli lamenta appunto un suo voltafaccia. No, io infatti non mi sarei candidato fino a ieri, fino a quando il patto è stato strappato in anticipo dal coordinamento provinciale, che peraltro, altro elemento su cui possiamo come dire, sorvolare, ma è importante, io sono stato sfiduciato il giorno stesso
della conferenza stampa in cui dichiaravo la mia volontà di lavorare per il bene di tutti. Quindi dopo la prima, dopo la seconda, dopo l'ultima, è evidente che il tradito sono io, non il traditore, quindi è esattamente il contrario ancora una volta di quello che dicono. È molto chiaro a questo punto che il PDL di Como non è il PDL di Roma.